Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per essere venuti. Questa è la prima volta che l'Istituto Panedda, insieme alla Biblioteca Civica di Olbia, insieme a una giovane autrice, crea un evento per la comunità. E devo dire la verità, io sono un po' un'intrusa perché non sono un'insegnante di lettere, sono solo un'amica e sostituisco la collega, un'altra giovane studentessa che si sta laureando in lettere, che ha preparato i ragazzi e che oggi non è possibile, Valentina Frasconi, a cui mando un ringraziamento. Come vedete, stasera è una serata per i giovani e anche per tutti gli altri ospiti, vedo anche tanti colleghi, tanti amici qui, gli assenti saranno poi puniti. Comunque, volevo presentarvi Elettra. Elettra è una ragazza che nasce in Campania, a Vico Equense, ma è sarda, olbiese di adozione. Ha studiato al liceo Gramsci, vedo qui molti dei suoi insegnanti, anche la preside. Poi adesso si è diplomata col pieno dei voti massimi e ora sta seguendo la sua carriera brillante negli studi all'Università Federico II di Napoli. Però lei si è rivelata come autrice nel liceo Gramsci di Olbia, dove sotto la guida della professoressa Bestazzoni, è stata, non so se c'è qui la professoressa, ma voglio ricordarla, ha partecipato alla Repubblica Scuola, poi è stata premiata nel concorso di... Dimmi tu il nome? La matita rossa e blu di Falcomatà. Di Falcomatà, e in quell'occasione ha pubblicato anche un libro molto bello, un libro che io lessi allora e che poi, avendo poi l'occasione, lavorando con i ragazzi e credendo nei ragazzi, perché noi siamo tutti qua perché crediamo nei giovani, e questo penso che lo condividiamo, no? E ho pensato di darlo ai miei colleghi, e i colleghi hanno accolto quest'idea, l'hanno portato ad altri ragazzi, e da questo è nata questa piccola rappresentazione e anche questa presentazione. La prima, io finisco qui, poi leggerò delle domande che mi hanno dato i ragazzi e quindi poi apriremo, se volete, un dialogo con l'autrice, non con me. Però la prima cosa che voglio fare è che Elettra presenti lei il suo libro all'inizio e poi seguirà un reading dei ragazzi e quindi poi un dibattito, spero. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie soprattutto ai ragazzi di essere venuti e di avere così a fondo studiato, letto il mio libro. Volevo solamente dire due parole, senza prendere troppo spazio per poi le domande, su come nasce il libro e come idea. In realtà non nasce né come idea di libro unitario né come idea di pubblicazione, ma sono un insieme di poesie e di prosa che in realtà si sono formate lungo un arco di tempo vario, e poi l'idea unificante che poi dà il titolo al libro è il racconto Le notti di Damasco, la parte di prosa più lunga, che in realtà nasce grazie a un premio appunto che ho vinto a Reggio Calabria, il premio Falcomatà, e in cui mi ha seguito la professoressa Bestazzoni, che vorrei ringraziare, dove ho conosciuto all'epoca, nel 2013, un fotoreporter di guerra, Amedeo Ricucci, che dall'epoca dava attenzione al conflitto in Siria. In realtà dalle pagine appunto emerge una descrizione di tutto il conflitto come siamo abituati a sentirlo adesso, nel 2017, quindi una regione purtroppo devastata dalla guerra, dall'ISIS, ma appunto per l'epoca i media non diffondevano queste notizie e ovviamente non sono neanche io un insider, e sono riuscita quindi grazie a questa esperienza, a vedere proprio in diretta delle immagini dal conflitto che la televisione non mostrava, anche crude, quindi questo realismo, forse appunto eccessivo, che però comunque corrisponde purtroppo alla brutalità della guerra, ho deciso di mostrarlo per far rendere conto, e soprattutto ho voluto appunto scrivere questo racconto per mostrare che in realtà la guerra non esiste come guerra ideologica, per quanto si possa mantenere
parla di ideologia in realtà è sempre un crimine, quindi questa equazione guerra uguale crimine, anche la presenza della morte è dovuto proprio a voler ribadire questo. E quindi oltre appunto a voler dire che in quel periodo in realtà l'ISIS non era ancora nato, ma avevamo una nascita a livello appunto regionale, locale del conflitto, prima che poi ci fosse una tra virgolette strumentalizzazione per la nascita poi di uno stato appunto dell'ISIS, in realtà non si sapeva, non si riusciva neanche a capire cosa stesse accadendo, e quindi avevamo una contrapposizione tra più fazioni che, per quanto ognuna propugnasse un'ideologia, comunque erano appunto un identico, perché entrambe ponevano in essere appunto degli orrori della guerra. E mi fermerei qui per lasciare spazio alle domande. Una sola domanda, perché tu ci hai fatto un inquadramento storico, però vorrei sapere invece che cosa volevi comunicare tu con le poesie, perché questo è un libro di poesia. Sì, e con le poesie volevo comunicare esattamente quello che stavo appunto sentendo in quel momento. Ogni poesia nasce con una storia diversa, e soprattutto per indirizzarsi a chiunque appunto voglia leggerla, per trasmettere appunto lo stesso messaggio, perché ognuno poi ha un messaggio diverso e la stessa emozione di ogni poesia, e quindi non c'è un motivo unificante, ma ognuno appunto trova la sua origine appunto in sé. Bene, a questo punto io lascio che i ragazzi del Panedda interpretino loro le poesie. Voglio solo premettere che ai ragazzi è piaciuta molto questo libro, queste poesie, questa poetica, e questo mi fa pensare che qualche volta loro sanno capire e incanalare meglio le emozioni che noi adulti più disincantati abbiamo un po' perso col crescere dell'età. Silenziose, le parole che vorrebbero scomparire vengono scoccate come dardi e inevitabilmente centrano un cuore già distrutto. Nessuna pietà nel colpo di grazia che commuove. Dove andranno queste parole? Finiranno nel tacito mare tumultuoso? Fuggiranno come pensieri arrivati al momento sbagliato? Troppo tardi. Si nasconderanno forse nelle languide pianure evanescenti dell'evanescente memoria? Come bestie intimorite intimidano, fingeranno potere celando paura, e il non detto arrivato tardi sono le ultime frasi ignare che chiudono il ciclo di disperazione. Escono dalla bocca come la sentenza del giudice che verrà, perché le parole non sanno il valore che noi diamo loro. Ignorano di essere tali, esistono unicamente per spezzare il silenzio o per fondersi armoniosamente con esso. Ci aiutano, ci meravigliano, ci stupiscono, ci spiegano, falsificano e idolatrano, redimono, salvano ed esecrano. Ci sono parole re e parole innocenti, a seconda dell'intenzione che noi mettiamo in loro. Stasera una sola parola testimonia. Stasera un'unica espressione alla lanterna in mano ci illumina. Ha senso solo per stasera, solo per noi. Per loro nelle cui menti il discorso è impresso ormai per sempre. Ormai è stasera. Stasera vive una sola parola. Stasera, tardi. Allora, io ho qui un foglio di domande, i ragazzi me le hanno date prima, per cui mi faccio semplicemente portavoce. Sì, agli ordini, capo.
Grecia, a quale Grecia ti riferisci? Antica o moderna? Io credo che i ragazzi in questa domanda vogliono, soprattutto loro non conoscono la storia della Grecia antica, però conoscono il dramma della Grecia moderna e quindi forse dovresti un attimino illustrargli la connessione che tu hai visto invece. Allora, prima di tutto complimenti, bravissimo, e so che c'è molto lavoro appunto dietro, quindi bravi tutti i ragazzi. Allora, la poesia è scritta per la Grecia moderna, per il periodo di crisi che sta affrontando. Infatti, come ho detto all'inizio, il libro non è scritto in un unico momento, non c'è appunto, fino alla fine non c'è stata questa, diciamo, idea unitaria, e la poesia è scritta proprio nel periodo di inizio della crisi greca, che appunto, come sapete, da ormai un po' di anni ha iniziato purtroppo appunto a diffondersi, e è stato scritto con dei riferimenti anche alla Grecia antica, soprattutto volendo paragonare il livello di prestigio, il livello anche di floridità economica, anche di importanza non solo letteraria della Grecia di un tempo alla Grecia di oggi, che dal punto di vista appunto letterario, sociale, sicuramente non è da meno, ma dal punto di vista della crisi economica e di prestigio è ovviamente è un periodo di declino, un periodo purtroppo di crisi. Quindi è stato scritto pensando al conflitto e facendo dei paragoni che emergono anche dalla Grecia antica. Solamente appunto ne vorrei ricordare uno, le parole paragonate appunto ai dardi che scoccano e una reviviscenza omerica in cui si vuole ricordare che le parole hanno questa grande abilità di essere ferite quasi più che le spade, quindi sicuramente la precisione, quello che come si dice, le parole centrano il bersaglio, quindi più che ferire sono precise, quindi questo si riferiva soprattutto alle parole dell'Europa che appunto nel contesto appunto non riuscivano a risolvere la crisi, e quindi insomma se mi fermerei. Stiamo imparando da te, stiamo imparando, ti devo dire la verità. Gocce. Si adagiavano con lentezza a terra i ricordi. Cadevano in fitte gocce di sole sull'immobile mare della memoria e lo muovevano dolcemente. Cambiavano tutti i verbi, dilatandoli all'imperfetto. Le gocce, cadendo nella vastità della distesa d'acqua, non lasciavano loro né inizio né fine. Volteggiavano i ricordi, portando con sé odori, sapori, case, città, portando una vita con loro. Si adagiavano spinti da forte tempesta, si rialzavano in un altro tempo, in un altro luogo. Si univano in una lunga serie di impressioni, in una catena senza nulla di continuo, come in una catena senza anelli. Libera. Bisogna andare, si dice, dove porta il cuore, ma il cuore non ha gambe. Si dice che le cose fatte col cuore, ma il cuore non ha orecchie, né percezione precisa secondo ragione e logica. Il cuore non ha occhi, conosce senza vedere. Esso va oltre questo mondo e con migliaia di volontà compie ciò che non deve essere compiuto se non nel desiderio. Segui il volo del cuore, che ha più alti desideri, ed anela la leggerezza, per poter volare oltre questo mondo, dentro questo posto. Il prossimo. Thank you.
tempo. Dimmi, che tempo hanno queste colline? E poi queste punte sull'estremità del cielo che delineano le montagne e che sono lambite dal tramonto, da questo meraviglioso rilievo di tramonto, in quanto i suoi colori si spezzano e seguono l'andamento delle punte e delle linee che formano le montagne. Dimmi, senza cielo cosa sarebbero queste case e queste nuvole senza vento e noi senza mare? Camminano sull'acqua le scaglie di sole e noi siamo sul filo della brezza che muove il nostro balcone. Ci porta il vento e il vento ci gira. Siamo montagna perché la nostra vita è lunga. Siamo la spiaggia perché siamo tanti granelli. Siamo brillanti perché siamo il sole sul mare. Perché siamo questo tramonto dopo se stesso. Siamo le stelle del nostro paese blu scuro, portate dal vento che illuminano queste montagne e fanno luce sul mare. Siamo le stelle del nostro paese azzurro, perché il cielo è ancora troppo chiaro per poter mostrare ciò che splende e si vede soltanto un tramonto che percorre i contorni della vita, delle case, della campagna, del paesaggio, dei mari, delle luci, delle colline e delle stelle. Se siete d'accordo, io continuerei a ascoltare le poesie. Mi sembra inopportuno interrompere con le domande adesso. Continuiamo. Bravissimi ragazzi. Sera. Dal silenzio. Vorrei avere pace dalle parole senza lotta. Lentamente dormo. Finalmente. Ci penso io. Guardate bene, gente. Ora vediamo. Va bene. Sì, sorriso in una giornata di sole che catta. Brava, brava. Volevo esprimere un apprezzamento speciale per i nostri ragazzi, perché non ho detto che le poesie che leggono le hanno scelte loro, quindi anche questo secondo me è da sottolineare. Nuvole. Nuvole vestite a festa coprono la sera. Nuvole rosa, nuvole blu. Ed un mare di luci si mescola col cielo. Scivolare su una di queste luci, percorrerla senza cadere sotto la superficie dell'acqua. Certo è cosa meravigliosa. Inspiegabile la sensazione che non può essere vissuta. E si innalzano, lente e basse, le colline che appaiono e danno una sensazione di fermezza.
Il vento sceglie di far dimorare la sua freschezza nei colori del tramonto, che invocano le ore perdute del crepuscolo. Vorrebbe restare. Lo desidera fortemente, ma non gli è concesso stabilire il suo destino di ramingo. Il vento è vigoroso, ma non è altro che un vagabondo per volere del destino. Per questo, a volte, puoi sentire nel vento parole disperse che non appartengono a nessuno. Allora tu, ascolta i discorsi abbandonati, catturali e falli tuoi. Proprio lì ho trovato le parole che mi mancavano per parlarti. Te le scriverò qui. Tu leggile attentamente, ma, per capirle davvero, sappi che il vento non sa leggere, che è soltanto un vagabondo e non chiede cosa avverrà domani o cosa ne sarà di lui. Non credere a ciò che leggi, credi all'albero, alla fonte limpida che non troverai mai, e intanto cercala. Di tutti i colori c'è chi vede solo rosso, rosso, rosso. Tu invece guarda il sole e fissalo fino ad accecarti e accetta che egli stesso ti catturi la vista. Non cadere accecato, vedrai benissimo i tuoi passi e saprai meglio di scendere. Accecato potrai smettere di piangere e io potrò smettere di scrivere il destino che non verrà, perché la finzione che crea la poesia è incanto e cosa che non può esistere se non in un mondo da sempre perduto, che è nato disperso e non si trova. Non credere a me, credi alla fonte dell'arte, delle emozioni, della poesia che ti dice di essere. Cosa sei fatta? Ti ho vista silenziosa uscire dalla mia bocca e già non ti riconosco più. Non sei più qui, non sei più mio. Vola e non ritornare. I tuoi passi conoscano la via che ci separa e le impronte che ci uniranno. Vola tra le stelle, calde d'estate e ardenti d'inverno. Scolpisci il tuo intento. Assesta il tuo colpo di grazia in chi disattento t'ascolta. Ed io, che ho pronunciato quel che non voglio vedere, che faccio abitare in me parole che non ho, scuoterò la voce, ti allontanerò. E tu, che parli ancora da lassù, non farmi sapere di cosa sei fatta, parola. Quando nasci, di cosa sei fatta, parola. Quando non muori mai. Dammi la mano, dammi la mano, che io ti accolga, che io ti porti fuori con me all'interno della mia casa, della mia anima. Ho bisogno di una mano, dammi la mano, dammela, accoglimi, portami con te dentro la tua casa e poi fuori con la tua anima. Diamoci la mano. Portami con te, con me. Portami con te, che io ti porterò con me.
Vita sospesa, rimasto intrappolato in un solco, nel mare, impigliato, senza lacci, con soli nodi, sospeso senza poter cadere, è desolazione, o soltanto apogeo dell'idealizzazione, che prelude ad una caduta impossibile, ma fino a quel momento, che non arriverà, resta in un anfratto di mare scavato tutto quello che è realizzato, non idealizzato. Onde. Mi sentivo come le onde al tramonto, che il mare le trasporta per le profondità più segrete, antiche e belle, attraverso relitti, attraverso cose che l'oceano dà e riceve, e lascia o tiene per sempre, e poi le butta sulla riva, sulla spiaggia, di cui resta ben poco, sui granelli millenari che da anni vivono sotto il sole, dove non c'è nulla di nuovo e nulla di più sollevante che l'acqua fredda sui visi. Tutto evapora, tutti i fondali cambiano, resta la fatica, la risacca, la riva, il sole. Le onde passano e non sono mai le stesse, che si ingrandiscono a volte all'inverosimile. Mi dispiace dover rompere l'incanto, faccio fatica adesso a parlare. Prima di tutto vi ringrazio, ragazzi, avete colto cose che io non avevo colto e mi sono sentita anche molto orgogliosa di fare l'insegnante, devo dire la verità, dobbiamo essere contenti di fare insegnanti quando vediamo questo, no? Adesso ho qualche domanda, ripeto, faccio da portavoce, però i ragazzi vogliono anche conoscerti, Elettra, perché giustamente loro si sono sentiti molto vicini alla tua sensibilità, è giusto così. Loro vogliono sapere, per esempio, hai degli altri hobby oltre a scrivere? Fatti conoscere, perché per noi il talento, la poesia è anche qualcosa di inesplorato, di sconosciuto, quindi parla con loro. Beh, sicuramente per riportare appunto una discussione ai miei hobby, oltre alla scrittura, dal punto di vista dello sport, anche se non si direbbe, mi piacciono molto gli sport acquatici, quindi faccio windsurf, che mi piace molto, e poi sicuramente mi piace molto il teatro, teatro classico e anche moderno, e quindi tutte le rappresentazioni, sia teatro antico, quindi tragedie e commedie, sia anche gli spettacoli di teatro moderno o anche comunque delle rappresentazioni teatrali o comunque conferenze a livello moderno. Poi il cinema, come tutti, penso a tutti piaccia, e hobby preferito di tutti è sicuramente viaggiare per conoscere altri mondi, per aprirsi, e poi insomma sicuramente tutti gli hobby dei ragazzi, mi piace conoscere sempre appunto per aprirmi a nuovi mondi, nuove lingue, quindi nuovi modi di parlare e di pensare, ma soprattutto mettere al primo posto il cinema e il teatro. Non abbiamo letto l'ultima parte del tuo libro perché è un racconto, il racconto ha lo stesso titolo cui poi è stato dato al libro, Le notti di Damasco, è un racconto che è inquadrato un pochino in questo ragazzo che va a combattere per un ideale di libertà e poi di fronte alla violenza della guerra riflette e capisce che la morte
è qualcosa che, e la violenza della guerra è qualcosa che non è giustificata da nessuna ideologia. Ma una ragazza di 18 anni come fa a arrivare a questo pensiero? Fortunatamente tu non hai avuto esperienze di questo tipo, e neanche noi, però il libro comunque dà questa sensazione, e lo dà con una lucidità e con una chiarezza che è anche impressionante. Per cui spiegaci questo. Questo è anche un invito a leggere questo racconto, visto che noi non l'abbiamo potuto leggere. Va bene, allora, grazie per la domanda. Sicuramente la motivazione che mi ha spinto a scrivere e anche il messaggio coincidono, come coincide appunto tutti i riferimenti che sono presenti con la morte e con la guerra. Come ho ricordato anche prima, l'equazione che ho voluto fare è appunto che la presenza della morte equivale alla guerra, e quindi messaggio per voler condannare tutti i conflitti, conflitti interni, conflitti civili, qualsiasi appunto sia il ricorso alle armi, e comunque deprecabile, condannabile. E questo emerge da due aspetti: prima di tutto dal fatto che ho voluto inserire l'estremo realismo e crudezza delle immagini, accompagnato a delle riflessioni che poi compie un ragazzo, che è un giovane che è andato a combattere per questi che crede ideali, quindi a combattere per quelle che erano le fazioni appunto di islamiche a quel tempo, appunto di lotta contro il regime. E quindi da un lato, da questo contrasto, emerge forse chiaro il messaggio, ma dall'altro proprio queste riflessioni si spiegano, perché tutto è inserito in una prospettiva successiva, che è appunto quella della morte, che in un certo senso comunque livellatrice, che pone tutti sullo stesso piano, e quindi ci si rende conto meglio di cosa si è fatto veramente, dell'inutilità del conflitto, e poi che probabilmente entrambe le fazioni, sia quelle del regime sia tutte quelle che si vedono contrapposte per la lotta al potere, comunque, per quanto propugnano delle ideologie che possano apparire opposte, rappresentano l'identico. Più cercano di dividersi, più sono unite dall'identità di in realtà portare la morte, che è poi il conflitto. E in chiusura, chiaramente, chiudo con una nota di speranza, che possa essere magari di augurio alla fine del conflitto: c'è chi riesce a far prevalere la vita, non troppo tardi, come il protagonista, che ormai ci è arrivato in questa prospettiva successiva, egualitaria, ma comunque successiva, di voler far prevalere la pace e quindi anche la vita. Poi andrei avanti con le domande. Va bene. Sempre i ragazzi ti chiedono se è stato difficile alla tua età scrivere, pubblicare un libro. Cioè, tu hai scritto per te stessa, ce lo hai detto all'inizio, sì. Poi hai pubblicato il libro, ma stai scrivendo ancora? Che scelte, sì, pensi di fare? No, in realtà appunto continuo sempre a scrivere, perché l'idea è quella di dover comunque mettere per iscritto sulla carta quello che penso, quindi dei pensieri, delle emozioni, e soprattutto per trasmetterli poi a chi chissà quando vorrà, potrà leggere. E soprattutto quello che scrivo è legato all'attualità, quindi sia riflessioni su temi che vengono a ribalta in modo attuale, ma che possono comunque continuare ad essere universali, quindi tematiche come per esempio sulla giustizia o sempre sulla guerra, ma soprattutto anche temi centrati sull'attualità, non solo sui conflitti, ma anche sul mondo appunto attuale, sulla situazione che si sta evolvendo, in quanto il mondo ormai è in continuo mutamento, come diceva Bauman, una società liquida che si evolve, quindi soprattutto incentrato sull'attualità, sperando di essere però il più, diciamo, universale possibile, non facendo una mera cronaca, ma comunque cercando di fare delle riflessioni, quindi unire sia alla realtà delle riflessioni. Spero di avere spiegato, non so, ditemi, sì, ragazzi. Beh, se... La tua in qualche modo è un modo per esorcizzare la violenza che ti viene dall'esterno, e incanali queste emozioni nei versi, quindi in qualche modo... Sì, non solo violenza, anche altre... Sì. Certo, abbiamo visto che c'è anche il lato positivo, la tua natura è una natura consolatoria, ma tu... Posso... Ecco, sì, questo volevo chiederti, la tua è una natura consolatoria? Ecco. No, è l'opposto di quello, cioè è l'opposto in realtà del conflitto, e quindi di quello che
stanno facendo in questo momento determinati gruppi, determinati uomini, e quindi indica come non solo dovremmo, ma come potremmo essere, potremmo, appunto scegliendo la soluzione della pace, come ho ripetuto più volte che il messaggio, potremmo essere sicuramente come la natura, quindi aspirare a questa dimensione serena, e quindi sicuramente che ispira non solamente emozioni di serenità, ma anche lato positivo, quindi della vita come appunto rinascita, che può ripartire solamente ponendo al primo posto delle appunto importanti scelte. Quindi in questo modo tu ci hai risposto anche alla domanda: qual è, da dove ti viene l'ispirazione? Hai delle dediche particolari quando fai le poesie? No, niente di particolare. Poi dipende tutto dalla singola poesia, ma in generale non c'è appunto una singola stessa appunto punto di partenza, ma inizio come sempre dal punto che è universale, che abbiamo tutti noi, cioè da quello che proviamo, dalle emozioni, e quindi penso che ognuno magari si possa rispecchiare, possa vedere poi quella che è la sua chiave di lettura e la sua interpretazione, perché non ne esiste una piena, non ne esiste una che è valida per un unico momento, ma cambia anche da chi le legge, dal momento in cui le legge, quindi sicuramente questo. Poi, come sapete, qui abbiamo anche una splendida natura qui in Sardegna, quindi anche questo sicuramente deve essere tenuto in conto. Stasera ci hai fatto ricordare che a 18 anni siamo sempre stati tutti un po' poeti. Tu però hai la capacità e il talento anche di scrivere, e hai avuto anche il coraggio di esporti in questo. È stato difficile affrontare un pubblico, affrontare la pubblicazione, perché, come abbiamo capito, era un'esigenza intima quella di scrivere, quindi... Sì, in realtà viene piuttosto dopo la pubblicazione, poi è stato possibile appunto grazie al premio di Falco Matà e grazie alla professoressa Bestazzoni, che mi ha appunto reso possibile la partecipazione. Quindi essendo nata l'idea e anche incontrando un editore, insomma, senza pensare che poi potesse portare alla pubblicazione, sono riuscita poi a coronare questo sogno, che comunque nasce in una fase appunto successiva a quello della stesura, a quello della scrittura, senz'altro. Non so se ho risposto, se era Hai questa la domanda benissimo. O se volete... No, perché è una falsa modestia pensare che chi scrive non vuol comunicare. Chi scrive vuole comunicare, ed è una fortuna, anche se non cercate, di esserlo riuscito a fare. La prova è che siamo qui stasera, quindi sì, tu hai regalato grazie. Qualcosa a noi, e noi speriamo di aver dato a te l'ascolto che meritavi. A questo punto io finisco la mia compito di insegnante e diciamo presentatrice, e lascerei la parola a chi vuole intervenire per parlare direttamente. Di una figura femminile quando il discorso. Buonasera, mi chiamo Bernardo De Muro e sono un vecchio docente di filosofia, e non vi nascondo che ho sempre pensato che per diventare molto 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 giovani ci vuole molto 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 tempo. Forse per questo che io mi sento giovane tra i giovani. E sono particolarmente emozionato io, che ho portato avanti 400 seminari sull'arte oratoria. Questa la dice lunga sul silenzio di ascolto che ciascuno di voi ha dato alle parole di Elettra. E allora proprio devo dirvi questo: stamattina qui in questo tavolo Elettra c'è stata la selezione, posso dirlo, vero Marco? C'è stata l'incontro, io sono presidente di giuria del premio Città di Olbia, e stamattina abbiamo qui attorno a questo tavolo diverse ore per dare la graduatoria ai lavori, e sono stati lavori straordinari. Ebbene, sono certissimo che se Elettra avesse partecipato a questo premio sicuramente sarebbe stato tra i vincitori. Questo lo dico non per dovere di circostanza, lo dico dall'alto della mia esperienza e dalla voglia di stare sempre in mezzo ai giovani. È rarissimo, è molto raro vedere dei giovani che ascoltano, che leggono. Per esempio, mi ha colpito moltissimo, senza sottrarre nulla a tutti voi che avete letto, questa ragazza dai capelli particolarmente briosi, ecco, che ha letto magnificamente con quella parola scandita,
e penso che avrebbe potuto dare molto di più. E se volete, solo se volete, visto che parliamo di poesia e lettera, vorrei fare un omaggio prima di salutarci, se lo volete, una mia interpretazione personale dell'infinito leopardiano. Posso farlo? Con una breve premessa, soprattutto per gli insegnanti di lettere che sono qui. Io penso che Giacomo Leopardi, ma penso che sarebbe il caso di chiamarlo solo Giacomo, così come si chiama Erodoto, Sofocle, Eraclito, Archiloco. I cognomi non hanno senso per i grandi, per i geni. E quindi penso che Leopardi abbia, questa la dedico a tutti voi, ma in particolare ad Elettra, abbia, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, utilizzato parole che sanno tutte di infinito. E credo che l'infinito leopardiano sia la somma di tutte le filosofie, tutte le scienze, e la fisica in generale, perché ha detto molto di più di quanto può dire un professore, un esperto, uno scienziato della fisica. E credo che Leopardi abbia scritto questo componimento facendolo parlare alle corde dell'anima, non alle corde vocali. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là, da quella e sovrumani silenzi, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio ho comparando, e mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità s'anniega il pensier mio e naufragarmi dolce in questo mare. Salutiamo alcuni ragazzi che sono pendolari e quindi adesso hanno il pullman e devono andare. Grazie ragazzi. Lascerei volentieri la parola ad altre persone che vogliono intervenire, che vogliono fare delle domande. Non c'è nessuno? Nel frattempo allora volevo giusto dire due parole, se non è emerso dalle domande. Cioè, nel racconto c'è la presenza di una figura femminile oltre appunto ai combattenti della guerra, e questo è voluto perché si contrappone innanzitutto in una società come la nostra, ma a maggior ragione come quella siriana, come quella appunto del mondo orientale, che è androcratica, quindi basata sulla prevalenza degli uomini sulle donne, dare voce a una prospettiva diversa femminile, quindi vedere da un'angolazione insolita il conflitto, ma anche appunto tutto questo mondo diverso dal nostro, diverso dalla società in cui viviamo, e soprattutto perché si contrappone a una logica di azione come quella maschile degli uomini di entrambe le fazioni, che come ho detto, per quanto ideologicamente possano trovare differenze, in realtà si assomigliano oltre misura. Sicuramente la prospettiva femminile è una prospettiva che più che l'azione cerca la riflessione, e quindi in entrambe gli schieramenti, in entrambe le fazioni, ricerca comunque un ruolo per portare la pace, cioè partecipa a questo gruppo Annusra sperando che magari possa portare una pacificazione per il paese e non in
in una logica maschile semplicemente di lotta, di combattimento e di prevaricazione, e soprattutto perché l'ottica femminile è incentrata anche su delle riflessioni, su una poesia di un importante poeta come Adonis, che ricorda sicuramente le differenze e quanto è cambiato il rapporto tra il mondo orientale e occidentale, soprattutto in questo, diciamo, scontro, incontro di culture che si è posto in maniera diversa in tutte le epoche, e quindi ho voluto sicuramente inserire questa prospettiva femminile che ha un ruolo anche attivo nella partecipazione alle operazioni di trasporto di lettere, trasporto appunto per operazioni di guerra, che ci ribadisce che la guerra non è solo azione, ma ci può essere spazio per una riflessione, che da questo comprendiamo forse molte cose, forse che dovrebbe prevalere la vita e quindi sicuramente una pace, quindi un ideale di questo genere. Volevo solamente precisare, poi non so se concludiamo o ci sono qualche altra. Non so se ci sono altre domande. Ecco, benissimo. Benissimo, finalmente una ragazza. Sì. Vieni, ce la fai? Non ti sentono, quindi no, dovresti... Sì, allora, per chi non sente, ha chiesto il motivo della copertina. È una foto personale a cui tengo molto, che appunto riporta un libro antico, sempre appunto del mondo orientale, quindi proveniente sempre dalle zone in cui sono ambientate alcune poesie, ma soprattutto il racconto, e quindi l'idea di appunto delle nostre storie, delle storie di guerra, come un libro dove sono scritte, ma dove si può sempre svoltare, cambiare pagine, quindi dare prevalenza, come l'ultima parola del libro, che è la vita, e quindi sempre tutto collegato. Bellissima risposta. Tant'è vero che originariamente il titolo, avevo pensato che era una delle poesie, La nostra vita non deve essere scritta, in contrapposizione a quello che è un po' il lavoro che si fa quando si scrive, quindi sicuramente anche alla copertina, ecco. Quindi grazie. Va bene. Quindi stasera abbiamo conosciuto Elettra, che non è un poeta che vive nel mondo dei sogni, è una sognatrice che vive nel mondo reale. Questo mi fa molto piacere, perché pensiamo sempre ai ragazzi, soprattutto chi non vive coi ragazzi, noi viviamo coi ragazzi, ma chi non vive coi ragazzi abbiamo un'immagine di loro legata alla superficialità, al consumismo. Invece Elettra stasera ci ha fatto vedere una faccia dei giovani, che sono giovani molto sensibili. Lei ha un talento particolare nella scrittura, ma come lei abbiamo visto che anche chi ha letto le sue poesie è riuscito a interpretarle, quindi a capirle molto bene. Ecco, io penso che stasera dobbiamo anche ringraziare i professori della mia scuola, dobbiamo ringraziare la professoressa Stelletti, professor Carboni, vorrei ancora ringraziare i professori del classico. Voglio sottolineare che le sinergie anche tra scuole di tipologie così diverse alle volte funzionano molto bene, perché diciamo così che la parte diciamo umanistica si sposa molto bene, viene alle volte anche molto più apprezzata da chi la vede come un hobby e non come un obbligo di studio. Quindi stasera abbiamo messo insieme due scuole che sulla carta sembrerebbero diverse, ma gli esseri umani in fondo non sono mai diversi, e quindi penso che stasera dobbiamo ringraziare tutti. Un ringraziamento speciale lo voglio dare anche al direttore della biblioteca, che ci ha permesso, che ha creduto nella scuola, e vorrei invitare tutti i presenti a partecipare più spesso a quello che i nostri ragazzi provano a fare per il resto del territorio. Arrivederci e grazie.